In particolare la tecnica che vi voglio insegnare si chiama caviardage. Non so se conoscete questo termine. Caviardage è un termine che viene da caviale, caviale e sta anche per annerire, censurare, scurire. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi lavoreremo su una pagina e da questa pagina noi dovremo andare ad annerire le parole che non ci interessano, però non leggendo il testo, ma semplicemente guardandolo un po' a volo d'uccello. Vale a dire, io vi darò 5 minuti di tempo. Prima però faremo tutto un altro lavoro. In questi 5 minuti voi dovete, in un certo senso, andare a trovare le parole che a colpo d'occhio vi incuriosiscono. Ne potete segnare una decina, una quindicina. Dopodiché voi dovete fermarvi. Queste parole poi le dovete cerchiare, diciamo, evidenziare con una matita, ma senza leggere il testo per esteso, solo guardando a colpo d'occhio. Dopodiché le leggerete invece attentamente le parole che avete scelto e dovrete cercare in un certo senso di scartare quelle che non vi servono a niente e quelle che invece sentite vicine a un vostro pensiero le dovete collegare insieme per fare, diciamo, una poesia, trovare una sorta di poesia nascosta che in quel momento vi viene. Logicamente questa tecnica del caviardage è un processo creativo davvero, no? Che consiste proprio nel realizzare un componimento personale, perché ognuno avrà una pagina diversa. Logicamente ci vogliono pagine da macero, questo era un libro vecchio, o pagine, una rivista, se no che strappate e che buttate via. E dovete fare un componimento, quindi partendo da un testo, annerendo, come vi ho detto, le parole inutili, che vi sembrano scomode, che non vi servono, mettendo invece proprio in evidenza quelle parole che per voi magari rappresentano qualcosa, hanno un senso, no? Ecco, poi andremo a decorarle in vario modo. I materiali che ci vogliono, quali sono? Allora, ci vuole un lapis. Poi ci vuole un pennarello a scalpello che può servire per annerire tutto il testo che non ci serve più, una volta calcolate e scelte le parole giuste. Un pennarellino rosso per fare al limite il collegamento tra le parole. Poi non è detto che dobbiate annerire tutto, potete lavorare anche far trasparendo il testo di sotto, far trasparire il testo di sotto, però si deve capire che non è un testo utile al vostro lavoro. Ok? Potete usare anche qui, vi ho detto, del collage, dei pennarelli, della sabbia, potete prendere la colla e fare quello che volete. La prima cosa da fare però è questo che vi voglio chiedere, di essere, diciamo, liberi da pensieri e la prima cosa dobbiamo fare, dobbiamo metterci veramente pochi minuti però in silenzio, occhi chiusi e a pensare. Pensate, liberatevi la mente, diciamo, pensando a qualcosa che vi fa star bene, senza togliere, diciamo, dalla testa tutti i vostri pensieri. Logicamente la pagina che io ho scelto, vi dicevo, io non l'ho letta, è logico perché sennò non ha senso. Bisogna fare il lavoro leggendola a volo d'uccello, ok? E poi vi dico come si evolve la cosa in un secondo momento. A questo punto mettiamoci a occhi chiusi e respiriamo tranquillamente prima di iniziare il nostro lavoro. Allora, dalle Bello. parole che mi sono venute, la mia poesia è questa.
Ascoltate la voce degli occhi, sicuramente prova e porta dell'anima.